Ma diciamo che è stata una partita contro una squadra importante come il Brescia, che sicuramente lotterà per stare in alta classifica. Ha giocato con 5 centrocampisti, quindi con 8 uomini dietro la linea, quindi alla fine qualche difficoltà il primo tempo l'abbiamo avuto. Poi il secondo tempo io penso che i ragazzi hanno espresso un ottimo gioco. È normale che poi, entrando anche forze fresche in campo, sia riuscito a vincere questa partita. Ma io non penso. Tra l'altro, l'esempio è Checucci che alla sua prima partita con il Crotone penso che è stato uno dei migliori in campo. Noi speravamo fino all'ultimo perché abbiamo fatto un'ottima pressione, abbiamo battuto penso 3-4 calcio d'angolo negli ultimi minuti. Quindi, il Crotone penso che poi alla fine abbia meritato anche la vittoria. Ma penso che nelle ultime 13-14 partite con Dragod abbiamo dimostrato di avere un ottimo organico che sa giocare a calcio. Raffaele per noi è un giocatore importante, è un titolare, come lo so tutti gli altri, però io ci credo molto in questo ragazzo e l'ho dimostrato l'anno scorso quando era ai margini della squadra e con me ha fatto cose importanti. Lui sa che ha la mia massima fiducia, sa che può fare bene anche da trequartista e oggi finalmente ha fatto quel gol che gli serviva per sbloccarsi. Dopo una vittoria del genere, giocata così, creando parecchie palle gol, secondo me, sì, Emanuele ha fatto una grande parata nel primo tempo. Arcari è stato il migliore in campo, ha dimostrato di essere un portiere di categoria superiore, perché ha fatto le parate veramente importanti anche sulle uscite, ma su Gabbionetta, anche sul primo tiro di Ciano, di Raffaele Di Maiello l'aveva parata. Per cui è stata una pressione totale che ci ha portato poi alla vittoria. Oggi sono super soddisfatto perché dopo tanto tempo la squadra non ha subito gol e quindi io sono convinto che se questa squadra non subisce gol, un gol lo riesce a fare. Perché è una squadra che crea e abbiamo trovato il giusto equilibrio. Oggi sarebbe stato facile sullo 0-0 mettere dentro Pettinari, mettere dentro attaccanti. Invece abbiamo trovato, siamo stati bravi nel mettere Maiello che si è comportato bene ed è andato in pressione su Rossi, che era quello che faceva il gioco del Brescia. Per cui abbiamo trovato il giusto equilibrio e questa spinta finale ci ha portato alla vittoria. E un applauso va al pubblico che si è comportato veramente. Questa sintonia con la squadra oggi si è sentita, la gente ci ha spinto fino al 93esimo. E questo è quello che Crotone deve fare, perché noi abbiamo bisogno della gente e con la loro spinta siamo sicuri che possiamo dare grandi soddisfazioni. Se permettete vorrei fare anche un plauso particolare siccome se ne parla sempre poco, a Pietro Cistaro e allo staff medico perché sono riusciti a recuperare Antonio Calardo che per noi in questo momento è fondamentale. Francesco oggi è stato secondo me uno dei migliori in campo, se non il migliore. È un ragazzo che ha sofferto molto perché è stato ai margini della squadra per tanto tempo e oggi si è fatto trovare pronto, e ha fatto vedere che si può contare su di lui. Quindi sono strafelice perché io l'ho messo da parte. E oggi mi ha dimostrato grande forza e grande carattere. Eh sì, dopo la prima respinta fortunatamente mi è ritornato di nuovo il pallone sui piedi e alla seconda volta è andato bene. Beh, io cerco sempre di dare il meglio, poi giustamente c'è un allenatore che fa le scelte e bisogna rispettarle. Però l'importante è quando vieni chiamato in causa dai un buon contributo alla squadra. Loro sono una buona squadra, è difficile affrontarlo, hanno questo modulo 3-5-2, è difficile perché comunque si difendono in 5, sicuramente è difficile da affrontare. Ma secondo me Brescia ha fatto una buona partita, in alcuni momenti della gara ci ha messo anche in difficoltà, quindi penso sia stata una buona partita. Eh sì, siamo fisicamente ci sentiamo, siamo bene.
questo anche grazie al lavoro dello staff, siamo già in forma campionato. No, dopo un primo tempo equilibrato, credo che il secondo abbiamo meritato la vittoria, perché abbiamo giocato, diciamo, quasi tutto il secondo tempo nella loro metà campo. Quindi più di questo non si può fare. Una squadra che sta a 45 minuti nel centrocampo di una squadra che hanno detto loro stesso che lottano per andare in Serie A, dobbiamo essere solo contenti per questo, per quello che abbiamo fatto oggi, e continuare su questa strada. Posso dire che è una cosa bella, perché si parla di lealtà, i bambini che devono crescere, divertirsi giocando senza pensare ad altro. Guarda, noi ormai ci conosciamo dall'anno scorso, diciamo, perché certi giocatori sono 3-4 anni e gli altri sono tutti dall'anno scorso. Quindi ci conosciamo, siamo un gruppo che soffriamo insieme. E avete visto pure voi quando abbiamo segnato, tutta la panchina è scattata in piedi ad abbracciare Raffaele, perché ci ha dato questi due punti importanti. Quindi siamo contenti e già ci riposiamo domani, poi da lunedì penseremo all'altra partita.